Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi andiamo a parlare di eBay. Un po' di tempo, no, ho fatto un video in realtà un paio di settimane fa su eBay. Oggi voglio andare a parlare con voi, come ogni anno, del 2024, visto che sta per fine 2023, è stato un anno totalmente fuori di testa, almeno per me. Nel 2024 voglio che anche voi, anche tu, farai un sacco di vendite su eBay. Però ragazzi, queste cose di cui andiamo a parlare potete applicare un po' su tutti i marketplace, non solo su eBay. Però parliamo, vi darò specifici su eBay, però la logica che ci sta dietro si applica a tutti i marketplace, non siti proprietari, ok? Non Shopify. Se fai dropshipping o se vendi su Shopify, questo video non è per te, ok? È per te se sei un venditore sui marketplace, vuoi vendere sui marketplace, vuoi fare dropshipping su eBay, su Amazon, wherever you want, ma non su Shopify. Perché? Semplicemente perché queste cose che dico non si applicano. Tutto qui. Quindi, ragazzi, come fare vendite pazze su eBay nel 2024? Ci sono diverse cose da tenere in considerazione, vi darò diversi metodi e diverse strategie. La prima cosa di cui andiamo a parlare è scusate, delle ads su eBay, cosa che io ho leggermente supportato in passato. Ho fatto anche dei video su come aumentare le vendite con l'1% di costo di ads su eBay. Quello che io ho letto nel video è ancora valido oggi, però si applica diversamente poiché eBay sta dando sempre meno traffico organico e favorendo quello a pagamento. Quindi, cioè, se tu metti un oggetto, se io quando ho iniziato anni fa mettevo 1.000 oggetti, ricevevo 600 click di acquirenti giornalieri. Oggi ne prendi 50. Perché? Perché eBay ha inserito tanti modi di fare pubblicità a pagamento. Tanti, prima era solo una, o single listing, o in bulk, quindi multiple listings. Oggi ce ne sono quattro. Quindi fare pubblicità off-site, quindi fuori da eBay, però con i drive del traffico sui vostri annunci pay. Ci sono diverse, la pubblicità che paghi per click, ok, ci sono una serie di cose. Questo significa che eBay si è sempre mosso in direzione di far pagare sempre più le inserzioni. Ragazzi, è così, è una schifezza, lo ammetto, però è così. Quindi, qual è il fatto? Il fatto è che oggi, se voi non date una certa soglia di percentuale, che ora vi dirò, eBay vi killa, vi ammazza il traffico organico. Se invece voi andate a dare questa sorta di pizzo, ok, questo minimo, questa minima soglia eBay, sarete in grado di attrarre traffico anche gratuito nel vostro negozio. Cioè, in pratica, voi andate a sponsorizzare, la percentuale che io vi consiglio è tra il 5 e l'11%. Ci sono due scaglioni che dai nostri studi sono venuti fuori: il 5% e l'11%. Dopo il 5% il vostro traffico raddoppia, triplica, dopo l'11% diventa pazzo, che vi dà un sacco di traffico. Perché? Non solo perché a pagamento, perché con una sponsorizzazione dell'11% non puoi avere 6 volte, 7 volte il traffico di prima, va bene? Questo significa che c'è una limitazione a monte della piattaforma per chi non paga le inserzioni, che è chi non paga la pubblicità. Quindi, primo modo di aumentare le tue vendite su eBay: sponsorizza. Non vuoi pagare? Hai poco margine. Prima cosa, stai lavorando a margine basso. Seconda cosa, aumenta il prezzo. Vendi a 100, metti a 111, sponsorizza l'11%. Ti garantisco che vendi molto di più del prezzo. Dicendo di prima, molti si spaventano, molti vengono e dicono: ah, i prezzi alti, i miei competitor. Ragazzi, lasciate stare. Il prezzo conta, ma conta fino a un certo punto.
L'ho detto milioni di volte, eBay, come tutti i marketplace, è un motore di ricerca, ci sono milioni e milioni di venditori, centinaia di milioni di oggetti in vendita. Quindi eBay non mostra solo per prezzo, mostra in base a diversi fattori. Se voi andate a sponsorizzare, tranquilli che il traffico vi arriva e le vendite le fate anche a prezzi più alti. Quindi aumenta le inserzioni a pagamento, paga la tua parte a eBay e riceverai il traffico. Aumenta quindi i tuoi prezzi in base alle tue inserzioni. Così il tuo guadagno non solo rimane invariato, okay, a singolo, alla singola vendita, ma in realtà guadagni molto di più perché venderai molto di più. Prima cosa. Seconda cosa, finitela di essere monoprodotti, diventate dei centri commerciali. Lo dico da anni. Io ho visto diversi video, tra l'altro di una persona che tratta eBay su Italia, su eBay Italia, che parlava di non avere tanti oggetti tutti uguali, e okay, che su eBay ci può anche stare, può avere una sua logica, però qui si sta andando ad ammazzare tutta una parte di core funzionamento di eBay, degli algoritmi che eBay utilizza per portare traffico ai venditori. Il fatto che abbiamo oggetti, tanti, pochi oggetti ma selezionati, ha diverse criticità. Può essere buono in una parte perché andiamo a fare una ricerca del prodotto, okay? Quindi abbiamo un prezzo migliore, possiamo competere sul prezzo, forse possiamo andare a competere sulle keywords, sui titoli, sulle descrizioni, ma dall'altra parte siamo molto limitati perché è come se apriamo una boutique. Ci mettiamo una borsa al centro e aspettiamo che venda quell'unica borsa. Per quanto che la borsa possa essere bella, per quanta ricerca e sviluppo ci possono essere dietro, è chiaro che una è una e l'ammontare di persone interessate a quello specifico articolo è limitata, va bene? Ma oltre a questo ragionamento, se noi non andiamo a pubblicare molti prodotti, eBay dà traffico, come abbiamo visto, a pagamento, ma eBay, voi dovete immaginarlo anche come una palla di neve. Inizia piccola, comincia a rotolare nella neve piano piano. Quando rotola si prende sempre più neve e diventa sempre più grossa, ok? La neve è la vostra visibilità. Quanto voi avete più visibilità, più la palla diventa grossa, più eBay vi dà visibilità. Quindi io non vado a mettere tanti prodotti solo per dare più scelta al pubblico, ma vado a mettere più prodotti anche per spronare l'algoritmo di eBay e avere più visibilità organica. Che poi più prodotti ho, più visibilità organica ho, più vado a sponsorizzare, più visibilità a pagamento ho e tutto va, è un susseguirsi di traffico che entra. Quindi a questo punto abbiamo portato traffico organico, traffico a pagamento. Quello che possiamo dobbiamo andare a fare è andare a utilizzare diversi strumenti di marketing che ci sono anche all'interno di eBay per fare upsell e cross-sell. Per esempio, le descrizioni, questo è importante, potete utilizzare dei software che vi permettono di aggiornare tutte le descrizioni in una volta nei vostri annunci. Fate dei template, siamo ora in periodo, non ancora, ma saremo presto, periodo natalizio. Fate template a tema natalizio. Nei template a tema natalizio magari metti qualcosa, non so, ehi, clicca qui per fare i migliori regali per i tuoi cari, ok? E quando cliccano lì verranno portati la vostra categoria di negozio con le offerte natalizie. Ovviamente dovete avere un minimo di competenza HTML almeno per fare queste descrizioni. Se non ce l'avete, andate su Fiverr, date 5 euro a qualcuno e ve lo preparerà. Quindi, traffico a pagamento, numero di oggetti, branding delle descrizioni, offerte speciali, e a questo punto voi avete già minimo, se avete applicato i miei consigli, fatto un 5x sulle vostre vendite, già solo con questo, 4-5x sicuro. A questo punto, ragazzi, dovete semplicemente stare lì. Ora, un'altra cosa sono i limiti di vendita. Ora,
Dobbiamo anche chiarire una cosa, ragazzi. I miei video non sono per te, venditore occasionale che hai il telefono che ti vuoi vendere su eBay. Possono essere, lo puoi prendere spunti, ma i miei video sono per persone che vogliono vendere tanto, marginare tanto e arricchirsi tramite la vendita. Quindi, quando io parlo di molti prodotti, parlo di c'è delle mie strategie, io so che non si applicano a tutti, a te che vuoi mettere i quattro oggetti a casa da vendere o andare nei negozi cinesi, comprare le cinesate, flipparle su eBay, io so che tu non puoi applicare questo, o comunque lo puoi applicare in parte, ma ti ripeto, sei tu fuori target. Io sono qui per spiegarti come vendere tanto, marginare tanto e arrivare a fare cifre 10, 20, 30k a mese con eBay. Se sei qui per vendere part-time le cose che hai a casa, non è la mia categoria, non è quello di cui mi occupo io. Sicuramente i miei suggerimenti ti possono comunque tornare utile anche nel tuo mercato, qualcosa, ma se vuoi prendere il meglio dovresti applicarli nel mercato di cui stiamo parlando, che è il mercato di persone che vogliono vendere tanto, sia in dropshipping ma sia anche in negozio fisico, che comunque questo del fatto di avere tanti negozi, di avere tanti oggetti, si applica anche con l'avere il magazzino fisico. Quindi ragazzi, altro suggerimento? E poi chiudiamo, ne avrei tanti altri, però poi non posso farvi il secondo video. Altro suggerimento, quando mandate gli oggetti, inserite una nota dentro il pacco. Se li mandate che avete il vostro magazzino, mettete una nota. Se utilizzate un fornitore, parlate col fornitore. Se utilizzate Amazon, sarà il buono regalo. Va bene, in ogni caso, in qualunque modo, avete sempre un modo per inserire una nota dentro il pacco. Cosa mettere dentro questa nota? Prima cosa, se seguite i miei consigli passati, sai che nella nota devi mettere un ringraziamento e poi per fare un boost delle vendite, quindi per aumentare le vendite, devi andare a inserire un buono regalo che i clienti potranno utilizzare in un altro negozio. Se vai su eBay e utilizzi la dashboard che trovi su ebay.it/sh/, magari lo scrivo in descrizione, avrai degli strumenti di marketing offerti da eBay, quindi clicchi su marketing, promozioni, ci sono varie voci. C'è una voce che ti permette di creare dei coupon sconto. I coupon sconto, quindi li vai a mettere degli oggetti che hai già venduto tramite bigliettino, che è tramite nota, e gli metti grazie per aver acquistato da noi, questo è un 10% di sconto, il 5%, il 20% in base al tuo margine, in base a quello che ti puoi permettere di scontare. Utilizzo da noi prima di Natale, utilizzo da noi entro i prossimi 7 giorni o quel che sia. In questo modo non solo andiamo a prendere i nuovi clienti di cui abbiamo parlato prima con il traffico a pagamento, ma anche gratuito, ma andiamo a riprendere i clienti che hanno già acquistato da noi. Perché un punto molto debole di eBay o di Marketplace in generale è che sì, riceviamo traffico gratuito, ma i clienti non sono mai davvero nostri, ma vengono persi. Quindi in questo modo possiamo recuperare. Ragazzi, mettete mi piace, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati, per capire come fare soldi con i Marketplace, con eBay. Io non parlo solo di eBay, parlo di un po' tutti i Marketplace, se mi conosci già lo sai, parlo di tante cose, quindi iscriviti, così mi aiuti a crescere. Bene, grazie di avermi seguito. Ciao!